nemico che pensa di rovinare gli interessi francesi in Algeria e nel mondo arabo. Io sono italiano, non sono francese, rappresento un ente dello Stato, perciò ho il dovere di svolgere in questo settore una politica che coincida con i nostri interessi nazionali. Noi abbiamo bisogno del petrolio arabo. A causa dell'Algeria voi con gli arabi siete ai ferri corti. Ecco perché il nostro punto di vista sull'Algeria non può essere quello dei francesi. Insomma, signor Mattei, la si accusa di ingerirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio. Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto al Sahara, tutti sanno che proprio il petrolio nascosto sotto il deserto, la vera ragione della tragedia in Algeria. In cui lei è coinvolto. Si dice che le armi all'Algeria... Si dicono tante cose, ma se vuole la mia opinione, è questa. L'Algeria ha diritto alla sua indipendenza. Io ho fatto con gli arabi delle società miste. Invece di avere come soci degli americani, che fra l'altro non mi hanno voluto, ho degli arabi. È un delitto. È un delitto non portargli via tutto il petrolio, come fate voi, e lasciargliene la metà per uscire dal Medioevo. Però lei finisce per pagare più caro il petrolio. Paga cioè il 75% agli arabi, mentre le compagnie internazionali pagano soltanto il 50%. Scusi, se l'ENI facesse una società mista, mettiamo con la ESSO, che cosa succederebbe? Pagheremmo il 50% di tassa agli arabi. L'altro 50% ce lo divideremo fra noi. All'ENI arriverebbe la metà di questo 50%, il 25%, cioè la stessa cosa. Dare il 75% è come dare i cannoni agli arabi. Lei a questo modo rischia di sconvolgere le strutture attuali dell'industria petrolifera mondiale. Sono compromessi gli interessi dell'Occidente. Ma balle, le compagnie petrolifere non sono l'Occidente. Sono delle società per azioni che fanno i loro interessi, punto e basta. Ma anche se ammettessimo che le grandi compagnie fanno gli interessi dell'Occidente, che cosa significherebbe? Che l'Occidente vuole tenere l'Italia come un paese di serie B? L'Occidente vuole tenere i paesi produttori di petrolio nelle attuali condizioni di arretratezza? A me non me ne frega niente di un Occidente che non ha capito che i paesi produttori fanno parte del terzo mondo. E il terzo mondo è in rivoluzione. Non saranno certo le compagnie petrolifere a fermare questa rivoluzione. La fermerà lei? No, non dico questo. Dico però che l'unico modo, non di fermarla, ma di impedire che ci travolga tutti, è di considerare il terzo mondo come un mondo di uomini e non di essere inferiori. Ecco fatto. Io chiedo ai paesi produttori di lavorare con me, di controllare quanto petrolio esce dalle pompe, di sedersi allo stesso tavolo, di partecipare alle stesse speranze e alle stesse responsabilità. Chi è più occidentale? Se l'Occidente non è soltanto un'espressione geografica, io o le grandi compagnie? Sentiamo un po' com'è venuta questa roba, sentiamo. Signor Mattei, la rivista Time ha deciso di dedicarle una cover story, un servizio completo sulla sua vita e la sua attività. Si presenti lei al pubblico americano. Beh, dunque, sono nato povero, in un villaggio delle Marche. Le Marche sono nel centro d'Italia. Mio padre era maresciallo dei carabinieri. E pensi che fu lui a catturare un brigante molto famoso in Italia, il brigante Musolino. La mia infanzia è stata quella della povera gente, per la quale vivere è una fatica. Pensi che ho fatto persino il cameriere, a Napoli, alla zia Teresa. Comunque, a 14 anni ero apprendista in una fabbrica di letti, poi sono passato in una fabbrica per la concia delle pelli. A 20 anni o giù di lì sono diventato il direttore di questa fabbrica. Sono andato a Milano, ho messo su uno stabilimento. È stato duro affermarsi. Io non so l'inglese, ma voi dite mi pare self-made man. Senta, non si dimentichi di scrivere che per Enrico Mattei petrolio è un hobby. Il vero lavoro è questo qui, la pesca. Senta, quante sono le macchine che prelevano e riaccompagnano a casa i dirigenti? Saranno una ventina. Voglio una cifra precisa. Una ventina a Roma o in tutte le sedi dell'ENI in Italia? No, a Roma. In Italia devo controllare. Saranno circa un centinaio.
Bene. Si segga. Da domani il servizio è abolito. Come abolito? Abolito. Da domani i dirigenti verranno in ufficio con le loro macchine. Dunque, anche lei ieri sera si è deciso a spararmi addosso in quel dibattito televisivo che è stato, mi perdoni, abbastanza ridicolo. E anche un po' sorprendente per un giornalista delle sue idee. Lei non è un fascista. Ma voi, che cosa credevate di sparare bordate di grosso calibro? Personalmente volevo solo portare a conoscenza di qualche milione di italiani uno o due interrogativi sul suo conto, che considero abbastanza importanti. Vede, io avrei 100 maniere diverse per rispondere alle sue accuse, che poi sono quelle eterne degli interessi industriali privati. Sì, mi perdoni, ma è così. Lei crede di avere delle opinioni personali molto precise nei nostri confronti e invece anche lei è influenzato, come dire, teleguidato. Ma perché ce l'ha tanto con gli americani? Perché sono dei prepotenti, dei bisogni. Eppure le hanno fatto delle offerte favolose. Non doveva diventare il capo per l'Europa di una delle più grosse compagnie del cartello? È vero, ma a parte che lo facevano per togliermi dai piedi, non ho accettato per due ragioni. Una è che io voglio lavorare per il mio paese. E l'altra è che i soldi a me non servono. Il mio stipendio a Leni non supera quello del direttore generale. Del resto Agnelli non mangia due volte al giorno come me, come lei. Questo deserto di sabbia, sotto c'è un mare di petrolio. L'80% della riserva mondiale è qui, nel Medio Oriente. Se io, lei e centinaia di milioni di uomini in Europa e in America lavorano, mangiano, si vestono, vanno in macchina, si divertono, si scaldano, è grazie a questa ricchezza che nasce qui. Eppure gli arabi muoiono di fame. Gli arabi il petrolio se lo vedono passare sotto il naso e restano con la loro miseria, il loro analfabetismo, la loro mortalità infantile e le altre mille piaghe che conosciamo. Questa è la più grande raffineria del mondo, Abadan, la città del petrolio. Il petrolio, estratto dai tecnici delle compagnie straniere, viene trasportato attraverso gli oleodotti, dai giacimenti alle raffinerie ai porti d'imbarco. E qui passa nel ventre delle petroliere e parte a fare la prosperità dei paesi industriali dell'Occidente. Anche il suo progetto di sganciare l'Europa dagli americani sembra perfetto. Ma lei crede davvero che sia possibile? Lei non ha la forza economica per farlo. Ha messo in piedi un gigante, ma di petrolio qui purtroppo ne ha trovato poco. C'è quello russo. L'Italia è legata a scelte politiche precise, non può seguirla dove vuole lei. Chi ha detto niente alla FIA quando si diceva che vendeva ai cinesi i cuscinetti a sfera per mandare avanti i carri armati in Corea contro gli americani, eh? Sì, io ho comprato il petrolio russo a condizioni nettamente migliori. Perché non avrei dovuto farlo? È una legge economica che vale per tutti, no? E chi va? Perché nei vostri giornali non avete mai spiegato alla gente che cosa significa veramente il petrolio? L'abbiamo detto spesso. Beh, tra le righe in chiave romanzata. Non avete mai detto chiaramente che il petrolio fa cadere i governi, fa scoppiare le rivoluzioni, i colpi di Stato, condiziona l'equilibrio nel mondo. Questo non avete mai detto chiaramente. E sa perché? Perché si trattava di dire che se l'Italia ha perso l'autobus del petrolio è perché gli industriali italiani, questi grandi industriali, non se ne sono mai occupati. E lei sa perché? Perché si trattava di toccare degli interessi che non volevano toccare, non volevano disturbare la digestione dei potenti. Ed ecco come si spiega che io mi sono dovuto fare il mio giornale personale. Comunque preferisco essere un servitore indocile dello Stato, è scomodo, ma che costruisce, piuttosto che un vassallo troppo docile agli interessi di un partito. Sono forte perché non c'è nessuno che abbia la competenza e il coraggio di controllarmi. Ma non le viene mai il dubbio di sbagliare? Vado avanti, devo andare avanti. Appartengo alla stessa categoria di questi signori che le cito. Il ministro francese Machinot, che aveva fondato l'Union Pétrolière Latine, una specie di ENI, avvelenato. Mossadegh, che aveva nazionalizzato il petrolio persiano, eliminato dalla vita politica per rimettere le cose come erano prima di lui. Guardi, io errori non ne ho fatti. Ho cercato in Libia, ma siccome avevo trovato la zona giusta, Kennedy mi ha fatto buttare fuori. Adesso sto in Iran, in Egitto, in Tunisia. Cerco ai margini, anche in coda agli altri. E se mi cacciano via, andrò in Australia. E se mi cacciano via dall'Australia, andrò in India. Continuerò in tutto il mondo a battermi contro questo monopolio assurdo. E se non ci riuscirò io, ci riusciranno quei popoli che il petrolio ce l'hanno sotto i piedi.